Allora ragazzi, buongiorno a tutti i fan della pagina Nord mi stai sul cazzo. In questo momento mi trovo a Zante, precisamente Porto Roxa. Allora ragazzi, questo è un video che io avevo la sicurezza e la certezza di poterlo fare anche appena finito il campionato, perché come ben si sapeva il pappone non acquistava nessuno. Allora, questo ci sta prendendo in giro da 10 anni. Con la scusa che dice vai ci pigliare un fallimento e vai ci buttare in Champions League, è una scusa ben plausibile che usa sempre. Non derivo i palloni, non derivo i magliette, dice sempre lo stesso, i palloni e i magliette te l'hanno ben pagati, te l'abbiamo ben pagati con i nostri sacrifici, il nostro sudore, i nostri pianti, le nostre sofferenze, ma tu a noi quando ci ripaghi minimo con uno scudetto? Questo era l'anno buono, anzi non si può dire, chissà, era l'anno buono che facendo qualche acquisto mirato e buono potevamo vincere lo scudetto. Niente è detto perché lo possiamo ancora vincere, però giocare la Champions con due portieri scadenza e non on come maggio, ma noi ci facciamo, ci rappresentiamo, ne da laurea fino a ieri sera a mezzanotte, tutti i fratelli cazzo, tutti i papuni che di loggia in mano fino a mezzanotte, Stefano, perché aspettavano colpaccio, e che colpaccio fa? Chi ci dà stramotte e cattato? Un fratello cazzo inglese, un guaglione che non vieci come fai passare per guaglione, da 27 anni inglese, e ci fanno un buchino a 27 anni chissà, che poi ce l'hai dato pure cieco. Ma si proprio da scumra munnezza di fasula, credimi, sei solo un fortunatore, piezza e merda. Niente di meno che trima a Milik e trima a Mertenza. Un po' chiama a Maronna, scendono che i mugeri vanno a ballare, fanno malopera, pigliano una storta. Ma Diogo, figlietta, o fratello cazzo, lo scemo che tiene con Pavanghini in attacco, sì. Sei solo un pappone, io spero solo che un domani tutti i Papa Boys sambarano a casina loro e ti schifano pure loro, ok? Ma sei sempre una luta, Presidente, sei sempre una luta. Cioè, ma come non ci ha preso una da retta a Champions League? Ma ti dico una cosa, sì. Se vinci lo scudetto, se vinci lo scudetto, la mia promessa è di eliminare la pagina e non ti cago proprio più. Quindi il mio desiderio è di eliminare la pagina e non cagarti più. Però penso che è un po' difficile con questa squadra. Però mi posso sbagliare. Ma che buon domanda, mo? Ma appena prendo qualche partita, sai che dice? Ci rifaremo al mercato di gennaio. A chi ti ha catto cazzo a gennaio? Quando vai a stare l'acquisto buono a gennaio? Fratello cazzo! Questo è il bollettino del calcio mercato del Napoli, ragazzi. 3 acquisti, vinde cessione. E i soldi della Champions League, rinda sacca. Senza calcolare, seconda tranche di Higuain, perché come parlano i giornali, li spesi l'anno passato, sti scendendo lui. Vabbè, comunque, resta a dire che si sembra una lotta e noi aspettiamo a te. Aspettiamo qualche altra mossa per il 31 gennaio, quindi questo messaggio lo mandiamo a tutti i Papa Boys, mettetevi con l'orologio in mano e con il calendario e aspettate il 31 gennaio, perché chi sta a il coppoli cazzo. Un bacione qui da Porto Roxa a tutta Napoli e sempre e solo Forza Napoli. Presidente, c'è tutto cazzo, tu è che ci salvate da rufallimenti, ci hai cattato i palloni, ci hai cattato i maglietti, te l'abbiamo pagati, anzi strapagati, ma le nostre lacrime, il nostro sudore, le nostre sofferenze, tu quando ce li ripaghi, pezzo di merda? Fate giù, niente meno che ha spesi, ci passa l'Atalanta che tu, poi te la mente che dice, Juventus vince, sei messo, è logico, ha spesi una 150 milioni di euro, Juventus, sì, lo so, ha fatto vendite eccellenti, però ha fatto acquisti buoni, ottimi e mirati, a differenza d'oggi, che da cazzo sempre scena. Poi a Insigne, tu stai stanendo sana che l'hai rinnovato contratto. Mussana c'è che Insigne si è pigliata a Raiola come procuratore. Mussana, no, che a fine campionato se ne va, pigliava 8-9 10 milioni di euro all'anno. Lo sanno, no? E nemmeno che sei talmente fortunato. Ma talmente fortunato, che se vieni in Grecia e ti butta a mare finiranno lì. I morti, ci danno morti. Nemmeno che piano piano ti hanno schifato tutto quanto, ti hanno schifato il ristorante, ti hanno schifato la rufioritita, ti hanno schifato lì d'assist che ci hai fatto l'anno, a vicino il ciclo di casa. E mi ha rovinato celeste, non mi dice niente, mi devo nada. A rovinato, un po' che celeste a tu non vuoi trovare soldi a tutto quanto, vuoi trovare. A chi spacci, ma sì.